Continuiamo ad allenarci per imparare a suonare in modo corretto con le dita della mano sinistra. Questa volta tratteremo una melodia famosissima che ha fatto da colonna sonora, Il Ciclone. Faremo solo qualche frammento. Faccio prima ascoltare, poi la spieghiamo. Ecco, faremo solo fino a qui, che è sufficiente per imparare ad articolare le dita della mano sinistra, anche perché poi in tutto il brano più o meno le posizioni sono queste, le note sono queste, quindi è sufficiente anche soltanto questo pezzettino. Teniamo sempre presente la posizione della mano sinistra. Inizia in quinta posizione, quindi come sappiamo il primo dito comincerà dal quinto tasto e di conseguenza le altre, fino ad arrivare al 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Quindi 1, 2, 3, 4 sono le dita della mano sinistra e 5, 6, 7, 8 sono i tasti che corrispondono. Dirò il numero del dito che così sapete già a che tasto corrisponde. Quindi facendo questo saranno le dita 1, 3, 4 e 0 con questo ritmo. Ripeto. Quindi 1, 3, 4, 3, 1, 0. Avanti, come dire, ascendendo e poi discendendo. Ripeto un'altra volta, invece di fare il micantino finale, farà il sesto tasto della seconda corda, quindi col secondo dito, perché al secondo tasto, cioè scusate, col secondo dito sappiamo che corrisponde il sesto tasto di qualsiasi corda. In questo caso siamo in quinta posizione, quindi sesto tasto, secondo dito. Quindi la prima volta fa e finisce col micantino. La seconda volta, questo sesto tasto col secondo dito sulla seconda corda. Poi ripete, sempre 1, 3, 4, 1, e fa questo scivolamento dall'ottavo tasto al decimo, così. Questo slide ci arriva con il mignolino, cominciando dall'ottavo tasto fino al decimo, e poi lo risuona il decimo tasto. Quindi ripeto tutto fin qua. 1, 3, 4, 3, 1, 0. 1, 3, 4, 3, 1, 2 sulla seconda corda. 1, 3, 4, 3, 1, scivolamento, questo slide, dopodiché continua facendo ancora, rimane in settima posizione. A questo punto, dopo lo scivolamento, io mi trovo in settima posizione perché il quarto dito corrisponde al decimo tasto. Sto suonando la melodia sulla prima corda, eh? Ripeto, fin qua. Eravamo arrivati qua, a questo punto. Nella settima posizione abbiamo 1, 2, 4, 2, 1, 0. Comincia tutto da capo.
invece di fare il micantino due volte come abbiamo fatto nella prima volta, farà, ecco, cambia solo il ritmo, ma le note sono le stesse, quindi questo ritmo è ta 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 ta, ripeto, ecco, fa tutto come prima cambiando solo questo ritmo nell'ultima nota della frase. Ed ecco qua il 2 che sappiamo già sul sesto tasto della seconda corda, con lo stesso ritmo di ta ta ta. Poi farà sempre 1, 3, 4, 3, 1 solito, lo slide come prima. E a questo punto fa l'ultima scaletta finale. Ecco, vediamo un po' questa scaletta finale. In settima posizione, sulla prima corda, abbiamo... Ripeto, eravamo arrivati allo slide. Fa 1, 2, 4, 2, 1... 4 sul decimo tasto della seconda corda, quindi 1, 2, 4, 2, 1, 4 sulla seconda corda, 1, 2, 4 con uno scivolamento dal decimo tasto al dodicesimo. Il 4 sulla seconda corda al decimo tasto c'è una volta sola, 1, 2, 4, 2, 1, eccolo qua, questo, poi le altre sono tutte sulla prima, ripeto, 1, 2, 4, 2, 1, 4, 1, 2, 4, 2, 1, poi dal decimo al 12 e qui rimane concluso quello che dobbiamo suonare. Faccio tutto da capo, più lento, in modo da far capire bene i suoni. Solo con questo pezzo si impara ad articolare le dita sui tasti giusti con le dita della mano sinistra corrette. Alla prossima!